Madonna, è sempre bello vedere una cosa del genere. Però mi sembra strano che avendo anche tutto questo raggio non riesca a farne spawnare di più, raga. Mi sembra molto strange. Dottor Strange. In realtà o si mette magari tipo, ma se io metto lo spawner più sotto, probabilmente lui me li fa spawnare verso il basso. Però dovrebbe avere tutte le statistiche al massimo, credo. Spawn range 32, activation range 16. No, ma activation range non dovrebbe... Cioè non dovrebbe... Allora, ignora condizioni, ignora player. Non è che l'activation range... Aspetta, spawner. Non è che è l'activation range il problema, scusa, sono activation range, questo qua. O fare a player... Ma... È... Sì, non importa, perché comunque qua c'è ignora player. Quindi, esatto. Non può essere ridotto al di sotto dei 60. Ma quelli sono 160. Scusa, ma non è che molte volte avendo messo sempre... Credo. Scusa, allora mancava... Ecco perché erano troppo pochi. Ah, va bene. Mi sembrava strano. Ho detto, ma ne sta spawnando un po' troppo pochi. Dicevo. Adesso dovrebbe essere un attimino un po' più accelerato e se no si potrebbe fare semplicemente una cosa del genere. Non oso immaginare quanti wither spawn. Però, cioè, raga, più di quel tanto non ne so. E che ci mettono 30 anni a scendere, madonna santa. Ma fai verso giù in fretta, ecco perché non spawnano. Mannaggia la pupazza. Va bene, raga, allora in ogni caso qua stiamo farmando anche gli spirited, i Niotic e anche un po' di Nether Star. Ne abbiamo 16k farmate in circa 4 ore, credo, una cosa del genere, perché ne sono andati via alle 11, quindi più o meno sì, quell'orario lì. Qua bisogna aspettare oppure no, perché ce l'abbiamo. Allora il Blazing Crystal lo possiamo già iniziare a dare, così ce lo leviamo dalle palle. Vediamo dove dovrebbe essere. Power, eccolo qua. Perfetto. Molto bene, ragazzotti, molto bene. Ok, allora noi dobbiamo cercare adesso, una volta che finiamo di fare tutto questo crafting qua, di automatizzare anche il nitro. Però il nitro è molto più veloce perché comunque se noi lo automatizziamo bene riusciamo ad ottenere come si dice 16 nitro, che sono quasi 2 blocchi al secondo, cioè a crafting praticamente. Comunque lo fa sempre più di uno a crafting. Allora nel frattempo fammi vedere se qua abbiamo fatto... Allora, l'Uraninite mi sa che l'abbiamo fatto. Questo è da togliere tutto quanto. Però non avevo aggiunto qualcosa, no? L'Uraninite l'abbiamo già fatto, ok. Vediamo se l'Invar me l'ha finalmente craftata. Attenzione, Invar. E poi l'altro era Lumium, mi pare, no? Lumium ancora... il Lumium è un po' lento. Siamo a 3 milioni e 8 di smeraldi, ragazzotti, attenzione. Allora, a lui, però il problema è che... ve lo dico subito qual è il problema, ragazzotti. Il problema è che a lungo andare è un casino, perché le leghe, secondo me, conviene più automatizzarle in un modo più intelligente. Qua sicuramente non con... Madonna santa. Secondo me mi conviene... Sì, esatto. Madonna, io non volevo fare una cosa del genere, però Purtroppo lo steel ci obbliga a fare una cosa del genere. Allora, Metallurgic Infuser, quindi autocrafta un Metallurgic Infuser, in realtà ce ne sono due, ottimo. E poi ci serve un Enrichment Chamber, che abbiamo già un Ultimate Enriching Chamber, Enriching Factory, attenzione, attenzione. Quindi a noi ci servono degli EMC Linker, merda però raga. Allora, sì, io vorrei utilizzare anche il fading tranquillamente, però il problema è che mi serve uno smelter, poi me ne servono due smelter, e tra l'altro mi servono due smelter, raga. Come lo steel case non lo... mi scusi buon uomo, ho preso la smelter, no aspetta, smelting factory, ottimo, me ne servono due, uno per il ferro e l'altro per lo steel in sé. Ok, perfetto. Stavolta usiamo un crafter, raga, non me frega niente. E lo steel a livello 5, quindi partiamo dallo steel. Quindi qua andiamo a togliere tutto quanto, gli diciamo steel che tu da 9 lingotti mi ottieni uno steel block, ottimo. Puoi farmi... ma se lo facciamo piano piano, vabbè. Togliamo tutto questo. Qua dobbiamo arrivare al 5. Quindi questo è il blocco di steel. Questo è 1 per. Ottimo. Poi 2 per. Ottimo. Poi 3 per. 4 per. E infine esterno 5 per. Applica. Ora qua ci mettiamo un bel drawer, un pipe, così una volta che lui effettivamente ha craftato quello che deve craftare ce lo troviamo qui di fronte. Ora qui davanti il problema è che dobbiamo fare con calma, raga. Dobbiamo fare con molta calma. Mi serve un smelter qui dentro e gli diciamo guarda, sputa fuori a destra e prendi a sinistra, cioè sputa a sinistra e prendi a destra. Ottimo, quindi tu dovresti ricevere la steel blend, che ovviamente va a craftare il metallurgic infuser, e gli diamo output a sinistra, input a destra e dietro mi vai a prendere l'extra. Ottimo. Qua facciamo metallurgic infuser idem con patate, quindi a sinistra, destra, extra. Perfetto. Qua ovviamente no, stai fermo. Cosa hai mandato qualcosa? No, via. Stai calmo. Stai molto ganzo. Input, output, perfetto. Quindi, no. Cosa... Fermo devi stare. Fermo. Amici, fermo. Amico mio, fermo. Allora, mentre tu devi mandare a destra, prendere da dietro e mandare via anche a sinistra, perché ovviamente raga dobbiamo pipe, svrenciatine, bim, poi EMC link, almeno questo dello steel prima lo metto meglio è, sono tutte farm che purtroppo dobbiamo fare subito, in modo da poi farmarle in automatico. Ok, coal. Però il problema è che tu sei stronzo e non importi in automatico, quindi dobbiamo mandarti gli oggetti manualmente. Quindi facciamo pipe e poi un pezzo di coal. Bim, bim. E tu vai, oh, ottimo. Me lo mandi, non stai mandando qua, ok, ottimo. Poi ovviamente dobbiamo andare a fare quanti basic? Di basic me ne devo fare 2 basic. Poi advanced me ne devi fare 1, 2, 3 e basta. Elite me ne devi fare 1, 2, 3. Ultimate sono 1, 2, 3, 4. Ottimo. Beh, almeno ci leviamo le palle, lo steel lo fa lui in automatico, non mi rompe le balle, eccetera, eccetera. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, a te però ti dico auto eject off. Ottimo. The grass was green. Looking beyond the embers, some creatures glowing behind us. Ok, tu vuoi energia, giustamente. Flux. On the other side. Un po' di cavettame. Il solito cavettame. Che lui me lo mette. Io vorrei capire come è fatto a metterlo dietro il crafter se non c'ho neanche più il reach. Madò, veramente. Ok. Prima di far partire il tutto, ovviamente ci servono degli upgrade. No, se tutti i macchinari possiedono comunque gli upgrade. Dobbiamo verificare 2 volte. Allora, fai vedere. Tu stai andando, tu stai andando. Tu prendi la... No, però perché tu non... Ah, perché non aveva l'auto output. Ottimo. Quindi per cui... tu devi prendere il ferro, però il problema è che ovviamente essendo un macchinario della Mechanism, il tizio non ha pensato bene di automatizzarla questa cosa. Cioè, torniamo sempre al solito discorso, ragazzi. Torniamo sempre al solito discorso di quel tizio famoso della Mechanism che purtroppo ragiona col culo. Ok, quindi qua stiamo mandando questo, qua stiamo mandando questo, qua teniamo lo steel e lo steel adesso prendiamo manualmente, blocchiamo, facciamo remember qui. Ok, quindi ignora, mandiamo solo 9 così e facciamo così. Allora mandiamo tutto, ok. Quindi piano piano dobbiamo configurare il coso, il crafter. Ok raga, volevo provare a fare una cosa, ovvero... no, scusate, con... c'è un altro crafting dello stile, ovvero... attraverso il pyrolyzer della thermal. Quindi vediamo se riusciamo a fare tutto quanto, ottimo. Pyrolyzer che mi fa ottenere il corco, che poi l'induction smelter che mi fa ottenere lo steel vero e proprio. Tra l'altro possiamo mettere anche un altro induction smelter per... Ok, quindi proviamo a vedere se effettivamente ha senso fare quello che voglio fare. Allora, sicuramente non ci serve il creosotoil, quindi allora possiamo mettere anche una tank infinita giusto per, diciamo, per mia... ma cosa... Allora siamo... sì. No vabbè, ma se proprio mi serve, ragazzi, in 2 secondi c'è la creative tank, 2 secondi lo faccio. Ok, allora mi serve, fammi ragionare un attimo, sì, il flux sicuramente, poi component. Allora non abbiamo la possibilità adesso di fare ovviamente il, come si dice, il component, quello là più potente, perché abbiamo le fornaci impegnate con la creazione del Lumium. Però voglio provare con voi se effettivamente questo crafting qua potrebbe essere più veloce con il pyrolyzer che con... Però aspetta, perché lui... Se io faccio così... Ah, tu dovresti prendere solo il coal coke. Perché non vai? Ok, vai. Ok. Se io ti metto il ferro... E lui è full upgradato, ragazzi. Lui è full upgradato. Cioè, alla stessa velocità il Metallurgic Infuser me ne fa 9. No, 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 no. Mi dispiace, mi dispiace. Ci abbiamo provato. Ci abbiamo provato. Vabbè. Vabbè. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Questo stiamo ancora craftando. Ah, raga, ora viene il bello. Dobbiamo assolutamente autocraftare sta merda di roba, perché prima lo facciamo e meglio è. Allora, innanzitutto il creative motto, no? Che adesso c'è sopra, ma in realtà il creative motto non mi serve, perché noi abbiamo già il motor, questo motor qua, tra l'altro possiamo usarli tutti e due, perché così almeno non ci scleriamo a, diciamo, a mettere la cosa giusta, eccetera, eccetera. Poi mi servono le Crashing Wheel, ottimo, ciutte, no, in realtà è... In realtà possiamo mandare tutto in un Oak Diamond Barrel con i vari upgrade. Lui dovrebbe funzionare. Allora partiamo con ordine, mettiamoci di qua senza nessuna vergogna. Allora shoot, tu che upgrade hai una minchia, quindi esatto. Allora ti serve il aspetta, storage, ecco qua. Mi serve per il barrel il compacting qualcosa, questo qua, quindi mi serve questo, esatto, ottimo. E abbiamo il compacting drawer, ok, però ovviamente io ti devo dire cosa devi. Allora ce l'avrò un nugget of experience, eccolo qua, perfetto. Quindi se io ti dico guarda compattami solo dei... Oh, bravo, poi compattami solo l'oro. Ottimo. Poi mi serve un void upgrade. Ottimo. Lo mettiamo e gli diciamo non eliminarmi lei. Poi experience, ecco qua. Quindi mi serve il compressor block per 1, il compressor block per 2, il compressor block per 3, per 4, per 5, per 6, per 7, per 8, per 9, eccetera eccetera. 8, 7, 8, scusate, ho buttato l'8, quindi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 e la nugget of experience. Tutto l'altro, raga, me lo devi assolutamente buttare. Blocca questi qua, mi butti tutti gli altri. Ottimo, ottimo. Quindi andiamo di Crashing Wheel. Mi servono dei blocchi per mettere il Crashing Wheel. Incredibile che debba mettere ancora a quel punto siamo, madonna santa. Allora vabbè, innanzitutto possiamo dargli energia così, loro girano, tu giri così, però tu devi mettere la velocità di sopra, ok, perfetto. 356 356, ottimo. Qua mettiamo questo EMC Linker, ottimo, vediamo. Allora qui dovrebbe finire, oh, dovrebbe finire solo la nugget of experience, tutto il resto viene voidizzato. È un po' una rottura di coriandoli, ragazzi, perché effettivamente ci obbliga a craftare, cioè ad aspettare ulteriormente non so quanto, perché effettivamente sono tantissimi blocchi, cioè vuole 531.000 blocchi. Lo lasceremo andare così e ciccia, e cicciarculo, perfetto. Allora, onde evitare le classiche onde che vanno evitate, no, upgrade, noi dovremmo avere uno stack tier così per simpatia, lo mettiamo lì, stiga. Allora, tu c'hai tutti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Perfetto, quindi non dovrebbero esserci problemi. Lui mi butta il ferro, però tutto il resto non me lo butta. Allora, ora, effettivamente, no? A noi di fare tutti sti così qua non ci interessa una minchia. Mi interessa un drawer. Ecco qua, bravo. E me li metti lì dentro, perché adesso, raga, dobbiamo assolutamente, no, così, ok, così almeno si ferma. Ma in realtà possiamo fare upgrade. Però fatelo fare direttamente ai tubi, non me ne può fregare nemmeno. Allora facciamo così. Questi sono tutti vuoti, ottimo. Facciamo tool e poi upgrade. E glieli faccio accumulare, raga, non c'è assolutamente nessun problema. Come si ottenevano? Probabilmente con... sì. Ok, facciamo così. Poi svuotiamo, facciamo così. Ok, via. Ok, ottimo. Quindi lui viene svuotato, eccetera. Quindi la Blazing Crystal ce l'abbiamo già. Ora, vediamo come siamo messi di qua. 4 per, ok, non ancora. Qua abbiamo 5 per, quindi in teoria il Niotic lo possiamo anche levare dalle balle. Dov'è? Via. Ok, perfetto. E togliamo. Stai fermo, non mi serve più. Neanche tu. Poi sono sprecare EMC a cazzo un decane, a me non mi è mai piaciuto, quindi assolutamente. Ok, 11.000 di blocchi di Niotic, ma certo, ma ci mancherebbe altro. Allora, upgrade, pipe, ti mando tutto a casa nell'Ender Chest, così almeno non mi sfracelli gli zinzeri. Ok, raga, allora quindi noi abbiamo nel Nether Star, abbiamo i Blazing. Anzi, facciamo una bella cosa. Facciamo che ti metto così. Poi ti metto così. Poi wrench, ok, quindi abbiamo il Blazing Crystal, la Nether Star, e ora ci manca solo EMC, la Redstone, i blocchi di Redstone ovviamente. Ottimo. Allora lo mettiamo qui sopra, ma in realtà dobbiamo svrenciare tutto e mettere la Redstone. Ora i nostri cari amici, come si chiamano? Esatto, come avete fatto a saperlo? Router ci torneranno sicuramente utili, perché avremo da automatizzare ovviamente il nitro crystal, cosa che adesso ovviamente possiamo fare. Quindi orbo, orba di tanto spino, rod, vedete di usarle tutte quelle che abbiamo a disposizione, se non anche di craftarne delle altre. Quindi ci allontaniamo un pochettino perché non vorrei che si collegasse 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Anche se forse, vi dico la verità, dovrebbe andare bene anche a questa distanza, cioè voglio dire, non ci serve, no, no. Questo non me l'ha piazzato. Dov'è il mio picco? Ah, ragazzi, mi stava facendo preoccupare. Allora, facciamo così. Andiamo a mettere tutti i cosi. Ho 25 rod, non sono poche. Poi nitro, voglio dire. Dovrebbe comunque consentirmi di di craftare il nitro crystal veramente in maniera molto veloce. Non dovrebbe essere un problema. Rod. 1, 2, 3. Ne manca una. Incredibile. Craftiamola immediatamente, anche se l'avrei potuta rubare uno di quegli impianti, però va bene. Ottimo. Bim. Ora. 1, 2 e 3. I tre router dell'Ave Maria. No? Allora, puller. Sender, ovviamente un regoletto, anche più di uno, ho detto più di uno, Cicco Marrano, vai, 5. Ok, quindi tu prendi gli oggetti da qua, Ender Star, ah c'è ancora, cioè, raga, vecchio come non so che cosa sto coso. Poi, sendami una sola nella star. Cioè, qui dentro ci deve stare una sola nella star. Bam, e me ne metti una. Ottimo. Sei bellissimo. Poi, qui abbiamo un attimino un paio di fluid. Upgrade, stack, speed. Sender e puller, quindi sender e puller. Quindi tu, allora, la Nether Star l'hai presa, tu prendi la Redstone, però un po' più veloce, Cicco, grazie, me la sendi di qua. Poi dobbiamo vedere un attimino nitro. Mortacci tu al nitro, il blocco non me lo puoi fare, no? Okay. Vuole 2 blocchi di redstone, quindi tu me lo devi sendare lì. Quindi ti dico, guarda, qui dentro ci devono essere 2 blocchi. 2 ho detto. Redstone. Ok. Mamma, e me ne metti 2. Ottimo. Vediamo cosa c'è di qua. Qua c'è già il tizio con... perfetto, quindi tu devi prendere da qua, prendi quello, ottimo. E mi mandi un blocco di Blazing Crystal. Di qua. Ottimo. E non è tanto istantaneo, raga, non è tanto istantaneo, mi rode perché effettivamente lo voglio istantaneo. Allora, vediamo se comunque riusciamo a renderlo istantaneo. Ok. No, 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 io lo voglio assolutamente istantaneo. Quindi cable. Sicuramente vuole almeno altre 10 rod, credo. Quindi metto 5 da una parte e 5 dall'altra. Poi ovviamente, magari se ci ricordiamo di mettere il flux. E di togliere il limite. Ok. Allora, rod. Ancora così sì. Nicchi, nicchi, nicchi. Ah, perché abbiamo messo comunque. Vabbè, oh, in quanto tempo me lo fai, se no le ruba lui e ciccia. Sì, rubiamo da lui. 1, 2, 3, 4. Tanto in ogni caso, anche se me lo dà prima lo Spirit Crystal non cambia niente. Tanto in ogni caso lui è praticamente istantaneo. Non è più istantaneo, ok. Ok, secondo me ci vogliono un altro po' di rod, per renderlo veramente infinito, cioè velocissimo. Allora, posso provare a rubarne tipo 4 da questa parte. Perché tanto... raga, lui è abbastanza veloce. Poi abbiamo 40.000 blocchi, cioè voglio dire. E 4 da questa. Ottimo. Allora, se io dovessi effettivamente piazzarle... Allora, scusa, togli di qua, togli di là, tralallero. Tralallero, la la. Quindi facciamo 1, 2... Perché non c'è l'autorefill. Mannaggia santa. Ah, ma le posso mettere anche qui dietro, raga, cioè, nel senso così. Fa vedere? Sì, dai, è una velocità che può piacermi, dai. Va benissimo così. Allora, tu come sei messo? Abbiamo lo blocco di steel 3x, ottimo. Andiamo a vedere di là come siamo messi. 68, Dove, scusa? Ah beh, certo. Anche lui. Allora, di experience si serve il 5x, mi pare, no? Il 6x addirittura. Pezzo di experience. Allora, qua abbiamo il 2x, poi c'è il 3x, 4x, 5x per ottenere il 6x. Ok, perfetto, quindi questo lo lasciamo andare, quello lo lasciamo andare, questo lo lasciamo andare, bam 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 bam. Ok, allora Lumium ancora così sì, vediamo. Ancora craft style, no? E vabbè, aspettiamo un po'. Allora ragazzi, questa velocità non si può andare. No, non è possibile, io non devo aspettare le famose calende greche per poter ottenere quello che voglio ottenere. Quindi cercheremo di fare questo creative flux efficiency bla bla bla. Il problema è che ci serve lo stellarium di mezzo. Io non l'avevo visto, io pensavo che non lo volesse. Quindi stellarium, mi devi craftare altri 6 di questi. No, ma in realtà perché non fare direttamente tutto un autocrafting a casa, no? Che effettivamente possiamo farlo, no? Così almeno appena si libera sta cazzo di induction smelter che sta lavorando imperterrita da non so quante ore, poverina, vorrà anche riposare, lei ovviamente, guarda, poverina, cioè la stiamo sfruttando come degli zozzi. In realtà potrei anche bloccare il crafting, tipo così, esatto, e fregarmene proprio altamente le palle. Allora, quindi questo si crafta così, questo si crafta così, il resto dovreste averlo all'interno del coso. Perfetto, allora, no, non ti ho detto di fare esattamente quello. Tu vai, esatto, vai qui dentro, poi tu invece stellarium block, se è un crafting normale, quindi... Proviamo a vedere Flux. Flux. Uno, riesce a farmelo uno? Per favore? Probabilmente no. No, in realtà sì. Però voglio insieme a voi organizzare una cosa molto interessante, ovvero l'autocrafting del... non mi viene il termine. Del... non mi viene il termine. Del... esatto, quello. Quel crafting lì, ragazzi. Ovvero del cosino piccolino, della Final Star, bla bla bla. Quindi ce lo mettiamo di qua. Allora, questo, qual è il problema? Il problema è che lui vuole una TNT di merda, che va esplosa. Quindi vuole un'esplosione... Raga, veramente io non ho... Allora, secondo me, la cosa più intelligente da fare è craftarne tanti, che poi effettivamente possiamo farlo in un modo molto molto easy peasy, lemon squeezy, tipo, esatto, fare... Allora, mi servirebbe un dropper, no? No, vabbè. Raga, non ci voglio nemmeno di autocraftarlo, veramente. Non c'ho proprio la voglia, dai. Raga, ne crafto veramente tante da non doverne averne più bisogno, in poche parole, in quel senso lì. Ci vediamo a frappè. Finalmente, allora, Flux, creati Flux Energy, bla bla bla, che tra l'altro è anche una quest di quelle finali, ci dà la possibilità di speedare ulteriormente il signorino. Ma fammene un altro, ma veloce, ma veloce, ma proprio al volo, raga. Cioè, raga, questa cosa... Questa è la velocità come viene fatto l'Enderium. Cioè, allora, l'unico problema è il lead, che ovviamente viene mandato lentamente, perché non hai un upgrade tipo questo. Gesù. Scusa. Qual è il tuo problema? Ah, ho capito. Ok. Ora è tranquillo. No, non lo so, perché stava facendo il crafting, sicuramente l'ho bloccato e ciccia. Ok. Ok, sta cosa mi piace, però me ne devi fare anche un altro. Me ne devi fare due, perché uno è per il pulverizer e l'altro per... Madonna, raga, madonna. Cazzarola. Cioè, sì, se non fosse per... Mamma mia, oh, a parte non vuole energia, ovviamente. Mamma mia, oh. Ma è velocissimo. Ottimo. Ottimo, ci risolve sicuramente una dinamica molto fastidiosa, ed è per l'appunto quella di fare le leghe, purtroppo, che è una cosa che dobbiamo fare per forza, raga. Per ottenere il creative bin dobbiamo assolutamente, poi andremo a sostituire ovviamente con diversi materiali eccetera eccetera, però quello lo faremo solamente quando ovviamente ne avremo bisogno, però per il momento dobbiamo aspettare ad avere il flux, il pipe upgrade, grazie. Madonna, raga, mi ha lasciato di stucco, devo essere sincero. Allora, tu vuoi Enderium per 5, quindi qua è normale 1, 2, 3, 4 e 5. Sì, ok, dovrebbe finire qua in questo drawer e finire a fare il 5x. Ok, nel frattempo andiamo a vedere com'è la situation di qua. Qua ti mancano altri 6 blocchi di coso. Di qua siamo arrivati, ok, a livello interessante, però ci serve comunque altri 8 di questi nitro crystal. Come si chiama Nether Star? Nether Star alla grande. Alla grande, alla grande, alla grande, ragazzotti. Alla grande. 14.5k. I wither scendono, che è una bellezza. Qua siamo a blocco di esperienza di livello 3. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Quindi ce ne mancano... non lo so quanti ce ne mancano, raga. Non ne ho idea. Allora, come siamo Lumium? Allora, mi manca... vabbè, mi mancano un pochettino di cose. Aspettiamo un po', raga, di nuovo. Ok, raga, allora abbiamo finalmente... sono scioccato, ho perso dal sonno, raga, perché... nel frattempo ho chiuso un attimo gli occhi per riposarmi, sono scioccato completamente. Allora, Flux... bla bla bla, come ti chiami? Creati Flux Efficiency, ok. Andiamo a... Void Dimension. Andiamo a posizionarli... a lui, quindi uno, adesso ne crafterà uno, poi e poi ovviamente due. No, dov'è? Ah, molto meglio, molto meglio. Ok, facciamo così in modo da trasportare anche questa qui dentro. E qua si formerà ovviamente l'enderium 5x, poi piano piano sostituirò col bronzo, Signalum, Constantan, electrum e brass. Allora nel frattempo li faccio craftare un altro di questi se possibile, ok, ottimo. E di qua andiamo a vedere come siamo messi, ancora a 0. E ancora a 0. Vediamo di qua, se siamo arrivati al 4x. No, ancora no. Vabbè raga, lo lascio farmare un bel po'. Ok raga, allora dovremmo avere un paio di blocchi che effettivamente possiamo levarci dalle palle. Tipo il blocco di Enderium 5x, il blocco di bronzo 5x, che tra l'altro ora sta continuando ad andare. Allora iniziamo a toglierli, così almeno ce li leviamo dalle... dov'è? Allora, bronzo. No, non lumium, bronzo. Enderium, ottimo. Poi stai ganzo, cicco, stai tranquillo. Perfetto, sto bronzo io non so che cosa me ne farò di tutto quel bronzo, vabbè. Sì, vabbè, facciamo così, in modo che... vabbè, tanto continuerà ad entrare tin, vero? No, ok. E possiamo bloccare anche l'altra fornace. Buttiamo dentro tutto quello che c'è da buttare dentro. Ottimo. Quindi cos'è che... allora tu questo lo togliamo. Allora abbiamo anche da prendere, vediamo se lo steel... ah, quasi, qua abbiamo 5 di steel, perfetto. Poi abbiamo un blocco di nitro crystal e andiamo subito a summitarlo, ottimo. Tutto questo lo togliamo, che effettivamente non ci serve una minchia. Possiamo anche togliere, possiamo anche bloccare il Nether Star Generator, come cazzo lo vogliamo chiamare. Andiamo a mettere tutte le... dov'è? Oh mio dio, perfetto. Ho troppe rod in mezzo alle balle. Ne facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e basta. Qual è il tuo problema? Perché... allora, sì, ok, così va bene. Ma se io facessi così... poi così... poi mettessi... un bel pipe... così... così... poi... così... però stai calmo, cioè stai molto ganzo. Lo facciamo così, ottimo. Poi dobbiamo dire, guarda, sendami emerald block. Ok, così un po' meglio, no? Ottimo. Quindi questo lo stiamo mandando benissimo. Allora facciamo così, così. Questi idem, non so veramente che cosa farmene di questi nitro crystal. Li butteremo tutti qui dentro come, senza colpo ferire ovviamente. Via, via, via. Via e via. Ottimo. Ottimo direi. Via, 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 via. Perfetto. Ottimo direi. Allora, però peccato che comunque sembra che non gli avaccia. Vabbè, sti cazzi. Comunque lui sta facendo il suo lavoro, quindi stiga. Sì. Adesso noi abbiamo, cosa che dobbiamo fare? Splitter crystal, blocco of experience, blocco di smeraldo. Allora, attenzione. Blocco di smeraldo si per, vediamo se possiamo farlo. Lo possiamo fare, ci metterà ovviamente un po' di tempo, però esatto, lo possiamo fare. Ottimo. E questo ce lo leviamo dalle palle. Controllo, no, controllo, grazie. Dobbiamo fare Lumium, steel, Signalum. Per esempio il Signalum, ma il Lumium effettivamente possiamo anche automatizzarlo. Allora, Lumium, com'è che si fa il Lumium? Controllo, ecco, bravo, se almeno riesco a vedere un attimino. Allora, glowstone, tin e silver. Glowstone, possiamo togliere lui, mettere direttamente lui e mettere la glowstone, perfetto. Poi e lui ci va, ottimo. Poi tu vuoi cos'era? Tin e silver? Tin e silver. Era quel salto, vabbè. Ah no, ok, dobbiamo fare così. Silver e tin. Ok, quindi togliamo l'oro. Qua dobbiamo metterci un'altra fornace. Furnace, ottimo. Allora andiamo a buttare tutta questa roba. Sì, ci manca il silver, mi sa. Il tin ce l'abbiamo già, quindi fornace, prendi a sinistra, manda via a destra. Quindi facciamo così, mettiamo il silver, ottimo. Poi facciamo factory, speed e blasting upgrade, raga, così almeno ci leviamo dalle scatole un altro problema. Ovviamente poi mi servono i cables. A vedere? Ottimo. E possiamo togliere lui. Ottimo, perfetto. Poi togliamo ovviamente tutto quanto. Tool. Ottimo. Poi facciamo così. Così. Chiudiamo. Ok. E questo sta andando, perfetto. Non abbiamo bisogno di mettergli nient'altro. In realtà noi abbiamo già un po' di lumium messo da parte, no? In quantità di blocchi, eccetera, eccetera. Quindi facciamo così. Non so se questi ce li ho. Ok, ci manca non troppo, diciamo. E lumium, allora, lumium e steel li abbiamo messi da parte, cioè li abbiamo messi apposta. Allora, Constantan adesso automatizziamo. Constantan dovrebbe essere nickel più copper, niente di più facile. Quindi qui andiamo a togliere, qui pure andiamo a togliere, togliamo ovviamente, mettiamo così, ottimo, e qua mettiamo così ovviamente, vediamo. Ah ok, facciamo così. Ovviamente lui non vede Constantan, quindi gli diciamo, guarda, compressami lui, Compressami lui. Allora, Constantan dovrebbe essere di livello 5, il, diciamo, l'uscita. Questo è il 2, poi abbiamo il 3, poi abbiamo il 4 e poi il 5. Ovviamente dopo il 4 otteniamo il 5 che dovrebbe accumularsi. Ok, qui abbiamo il Lumium, abbiamo tutte cose. Vediamo se lo Spirited si è fatto. La risposta è ovviamente Naminchia, Namibia. E qual è il tuo problema effettivamente? No, non ti ho detto di prendere. Infatti, prendi il blocco di smeraldo. Ottimo. Puoi continuare il tuo lavoro. Bravo, 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 Cico. Bravo, bravo, bravo. Tu come sei messo? Vuoi il blocco di esperienza? Mi sembra 6 per, quindi ci manca un po' di roba. Per il momento lasciamo così, raga. Ah, andrei a controllare, giusto per finire in bellezza. In realtà non stiamo finendo, raga, stiamo solo iniziando. Andrei a controllare nella zona, diciamo, delle farm, tra virgolette, che non ho mai concluso, come siamo messi di qua. Abbiamo gli Oni Block di livello 6, ottimo. Quindi tu togliti, bravo, tu mettiti, ottimo. Cosa ho fatto? Non farlo mai più, eh? Non farlo mai più. Mai più! Hai capito? Mai più! Allora, tu dovresti farmi il Royal Jelly, bravo. Ora, Royal Jelly Block, così mi fai ottenere Appli. Questo possiamo anche togliere. Poi Royal Jelly per 2, Royal Jelly per 3, Royal Jelly per 4, rimortacci tua per 4, Royal Jelly per 5, Royal Jelly per 6, che è quello che poi andremo a far uscire all'esterno. Ottimo, gli Oni Block li buttiamo dentro, perfetto. E lui ovviamente fa quello che deve fare. Tra l'altro, aspetta, perché effettivamente, ragazzotti, abbiamo questo. Non ci ho pensato. Ta ta ta. Scusa, vai. Adesso dovresti andare un po' più veloce. Tipo così. Ah, raga, quanto mi piace Minecraft moddato, è qualcosa di assurdo. Bellissimo. Allora, gli spediamo con una bella cartolina Oni Block. Dovrebbe volere quello... Dov'è? Per 6. Che dovrebbe essere questo. Ottimo. Glielo diamo al volo. Submit. Ovviamente gli manca il Royal Jelly, ma posso aspettare con molta calma, non c'è problema. Ma in realtà, ragazzotti, perché ovviamente bisogna un attimino capire un attimino una cosa. Allora, Pink Matter Block, c'è la mappa in mezzo al cazzo, quindi per 9, ok, ne vuoi 32, perfetto. Poi Purple, ne vuoi 24, perfetto. Così iniziamo a toglierci un paio di robe. Violet, ma sicuro che già la Violet non lo possiamo fare. Ok, vabbè, andiamo a dargli lui, perfetto. Poi ci mancano ovviamente un bel po' di roba, però raga, almeno ci siamo levati altre 2 matte. Poi queste delle alloy ovviamente le stiamo andando a fare. Ci manca un paio di materiali, ma raga, con calma, con calma. Ah, tra l'altro dovremmo aver fatto Emerald, vediamo, ancora no, raga. Ok guys, abbiamo un altro paio di blocchi compressi, cioè raga, veramente è qualcosa che sta durando tantissimo, ma mi piace, veramente mi piace tantissimo. Intanto nel frattempo ho messo a fare l'electrum, eccolo qua. E ovviamente il Signalum, che sono comunque dei materiali che ci servono. Qua ho tolto tutto perché, raga, era... cioè, mi stava spercando gli EMC nel frattempo, quindi non so quanto fosse intelligente lasciarlo ancora all'opera. Quindi andiamo ad aprire la quest. Abbiamo fatto, ecco qua, Royal Jelly Block, assolutamente, via alla grande. Poi Faithless Cut, bla bla bla. Abbiamo autocraftato il blocco da 6 per di smeraldi, servivano 4 milioni e mezzo di smeraldi e noi li abbiamo avuti. Quindi assolutamente ottimo. Questo, ragazzi, vuole un casino di tempo, ma secondo me dovrò potenziare quella farm lì per forza, se non ci arriviamo manco per l'anno prossimo. Poi quello Powa, ovviamente Spirit e Crystal è quello che ci mancava. Poi cos'è che abbiamo fatto? Qua Lumium, Steel, Signalum lo stiamo facendo, Constantan mi pare che stiamo facendo. No, l'abbiamo fatto Constantan, infatti. Allora, qua ci manca Signalum, Brass, Industrial Iron, non so che tipo di lega sia, non l'ho mai usata all'interno del pack, Brass ed Electrum. Allora, Signalum e Electrum li stiamo facendo, quindi ci manca effettivamente fare le altre leghe. Allora, detto ciò, ragazzotti, la visita a noi ovviamente, raga, cioè andiamo a farla direttamente dentro l'induction smelter. Allora, eccolo qua, andesite con uno di EMC e ovviamente una nugget. Minchia, questo è un po' rottura di cazzo. Che rottura di cazzo! Perché allora mi obbliga a smeltare il ferro, lo zinco e poi a trasformarlo in nugget. Cioè, questo sicuramente, vabbè, lo facciamo tramite un drawer, se ci conviene così, raga. Per essere in un altro modo impazzisco, cioè veramente. Vabbè, comunque il mio obiettivo ora non è tanto fare l'andesite alloy, ma forse faremo anche quello, ma automatizzare ovviamente il crafting della star Fallen Star di livello 5. Ora, la Fallen Star and the Star vuole la Blitz Powder che noi stiamo farmando dagli spawner. Quindi effettivamente, ragazzuoli cari, dovremmo mandare il tutto a craftare la Blitz Powder. Ora il problema è solo uno. La Nether Star, vabbè, basta che riattivo di là, non mi interessa assolutamente niente. Allora, Ender Chest, iniziamo dalla Nether Star. Quindi questo era un singhiozzino. Iniziamo dalla Nether Star, quindi andrei a riattivare il nostro bellissimo spawner. Ecco qua, ottimo. Quindi poi drawerino, adesso vai a ritrovare quello della Nether Star, roba pressoché impossibile. Non so nemmeno se effettivamente, madonna, raga, questi drawer non ne ho la più pallida idea. Vabbè, comunque usiamone uno, basti che sia quasi un'eredità. Ah, questo probabilmente era. Quindi sono così, ovviamente trash can, che dobbiamo buttare quello che non è Nether Star. 2 secondi 48 Nether Star, va bene, va molto bene. Ok, quindi pipe, facciamo così e facciamo così. Scusi, buon uomo. 64, ottimo. Poi tool, andiamo a loccare questa cosa qua, perfetto. E quindi un attimo, e quindi le Nether Star, tra virgolette, sono di nuovo all'opera. Ottimo, guardate come vanno veloci. Perfetto, ragazzotti. Ora la Blitz Powder. La Blitz Powder purtroppo mi sa che dovremmo andare a casa, fare un Ender Chest tipo molto easy. Ender Chest, cioè 58 Ender Chest. C'ho il ciano, facciamo così. Ok, poi export stack Speed upgrades, che non ne ho più, strano. Ok, va bene, fammene almeno due, così almeno poi gli altri li fai per i cavoli tuoi. Perfetto. Ottimo. Allora ti metto di qua, perfetto, facciamo così. E poi cerco Blitz, no, è il Blitz, questo Blitz Cube, fai vedere. Ah, ottimo, ottimo, perfetto. Void Dimension, veniamo di qua e ti direi mettiamo l'Ender Chest di qua, un bel pulverizer con il... allora dovrei aver lasciato, ma forse aspetta, questo ce l'ha già, ok. Ottimo, ma che bravo che sei, ma che bravo. Allora prendi da dietro e prendi da sotto e manda via a destra. Perché prendi da sotto, ragazzotti? Perché noi adesso facciamo questa bella cosa qua. Ah, ma aspetta, ma col... perché mi sa che ci serviranno anche le snowball, quindi questa cosa potrebbe essere utile per due motivi, sia per le snowball che per... però il problema è che io gli voglio mandare l'archilutium in modo da dicevo, in modo da ovviamente andare ad ottenere molti più oggetti. Quindi facciamo così, facciamo archilutium, e comunque costa, comunque costa, devo essere sincero. Facciamo così, quindi tu dovresti mandarmelo, bravo, tu te lo riprendi, ottimo. Ok, così va bene. Pipe, allora facciamo una cosa, drawer, facciamo un altro drawer, adesso vi spiego il perché. Facciamo così, no, facciamo così, adesso stavo pensando, però effettivamente raga non ha senso fare come avevo in mente io, cioè utilizzare le snowball che mi dà questo per meglio di no. Allora facciamo così e lui in teoria dovrebbe riempirsi fino ad arrivare a un K, ovviamente, e poi si blocca. Ottimo, perché così ragazzi non mi spreca nemmeno troppi archilutium, cioè mi usa solo quelli che servono, ovviamente. Poi andiamo a prendere una snowball, la mettiamo di qua, prendiamo il tool, lo blocchiamo e qua gli passiamo le snowball. Ottimo. Perché questo passaggio raga? Perché qua noi andiamo a mettere un void upgrade, ecco qua, però di là andiamo a utilizzare un blast chiller, e tra l'altro blast chiller che dovrebbe avere anche il flux, quello che stavamo usando per fare il royal jelly. Ok, quindi facciamo che prendi da dietro, e dietro io ti metto ovviamente un sinchettino. Molto ottimo, questo te lo regalo. Mi serve il coso per fare le snowball, non so che fine abbia fatto, mi scusi buon uomo. Allora com'è che ti chiami, fai vedere. Ball cast, what the... non ha nemmeno un valore di EMC, cioè voglio dire, boh, vabbè, non importa. Comunque tu mi fai le snowball, come potete vedere, e ovviamente il void, a me tanto non me ne frega perché spreca è acqua e energia, e energia non le spreca, quindi anche se ne dovesse sprecare non sarebbe un problema. Quindi lui continua a produrre e manda tutte le snowball di qua. Allora, quindi abbiamo le snowball, abbiamo la blitz powder, abbiamo le Nether Star. Ora andiamo a vedere cosa ci serve altro. Ci serve le cobweb, madonna, no, le cobweb raga, cioè ma le snowball hanno un valore di EMC, cioè potrei... esatto, l'unico problema è che effettivamente sì, perché dovrei far male, c'hanno un valore di EMC, cioè vabbè. Allora questo lo lascio solo perché non voglio che magari tipo se gli manca della Blitz Powder non, come si dice, non mi si blocchi per colpa delle snowball. Quindi andiamo assolutamente a fare così. Crafter, poi EMC Link, che ovviamente andiamo a prendere da qua. Sono 3 oggetti mi pare, no? Sì, per automatizzare ovviamente la diciamo la creazione del boh, cloud block, non so che non c'è veramente. Allora lo mettiamo di qua, questo lo togliamo, lo mettiamo così, perfetto. Quindi uno vuole sicuramente le snowball, poi cobweb e infine sea pickles. Quindi cobweb, sea pickles, perfetto. Qua togliamo tutto, ovviamente dov'è? Applica, però così. Prendiamo anche uno snow. Let it snow, let it snow. Ma perché dovrei usare la Royal Jelly come blocco per bloccare? Boh, cioè, non che mi serva per, non che mi serve per forza, però serve, è indifferente, ma non sbatto un cazzo se l'ho detto con l'italiano giusto o l'italiano sbagliato. Perfetto, quindi mi serve un flux. Qua andiamo a dargli l'energia. Ok, e poi un drawer da qua. Ottimo. Qua ovviamente dobbiamo svrancete. Quindi stiamo formando i famosi cloud block. Ottimo, ottimo. Ora drawer, controller, no, fanculo, crafter. Scusate, ne usiamo un altro, se no potrei mandare direttamente tutto qui dentro e fregarmene tranquillamente le balle. Però dovrei fare un cavo enorme. No. Crafter. Tutta la vita. Un altro crafter. Lo mettiamo proprio qua in mezzo. Gli mandiamo sia l'Ender Star che questo. Ovviamente dobbiamo prendere 1, 2 e 3 per loccare ovviamente gli slot. Remember. Ottimo. E diciamo, ah però aspetta, perché dobbiamo fare il... Oppure uso il barrel, raga, è molto più utile, perché comunque posso loccare anche senza avere gli oggetti. Quindi selezioniamo qua, facciamo Fallen Star esterno, perfetto. Poi facciamo così e così, vediamo. Ah, molto bene, molto benissimo. Flux, così, ottimo, perfetto. Ah, assolutamente. Bare, dove sei Bare? Ok, quindi ci serve storage, eccolo là, il compacting upgrades. Ottimo, e glielo mettiamo qua. Ora lui deve compattare ovviamente le Fallen Star, poi dobbiamo arrivare fino alla 5x, quindi per 1, per 2, per 3 e per 4. La 5 ovviamente non la deve fare. Vediamo. Ah, molto bene. Quindi anche questo è automatizzato, ragazzuoli. Oh, la Fallen Star finalmente automatizzata. Perfetto, poi quando ovviamente andremo ad ottenere, come si dice, quello che ci serve, andremo a smantellare tutto come nostro solito. Per finire, ragazzuoli, direi di andare a fare la farm per l'andesite alloy. Quindi ci serve un induction smelter. Ottimo, una furnace, ma in realtà li potrei mandare tranquillamente con la Rainbow Furnace, e poi ovviamente due EMC Link. Ma in realtà questi non, cioè, sono un po' troppo esagerati. No, però questi sono troppo lenti, cioè sì, uno stack alla volta va bene, ma il problema è che, esatto, meglio metterne uno in più. Ottimo, pipe upgrade, e poi flux, vediamo se, ok, ne abbiamo due. Ottimo, quindi facciamo induction smelter. Tu devi ricevere comunque da dietro l'andesite. Innanzitutto mettiamo lui da dietro e da sinistra, poi da destra mi mandi tutti gli oggetti. Ottimo. Barrel. C'è questa cosa del barrel che non l'ho ben capita, non so perché non dà funze. Vabbè, in realtà il gold barrel potrebbe andare benissimo, quindi, cioè, ha gli stessi upgrade che potrebbe avere. Ok, ok e ok. Perfetto. Ora, però aspetta, raga, perché noi dobbiamo mandare le cose dentro un compacting drawer, poi EMC link è qui. Ottimo. Un bel flux. Mi serve ovviamente tutti gli upgrade, Furnace. Ottimo. Mettiamo qui dietro. Tu hai energia, e tu ti prendi ovviamente. Costa più lo zinco o il ferro? Lo zinco. Ottimo. Tool. Non gli sto mandando l'andesite ancora, no? OMBC. Oh, ma dai, ma oh! No, perché sto craftando l'andesite? Andesite. Poi mi serve due seals. Uno qui, qua facciamo così e qua facciamo così. Qual è il tuo problema? Deve avere un minimo di energia per andare. Se lo tolgo, ok, funziona. Capisce, bravo. Ah, deve avere un minimo di energia all'interno, però ovviamente, ok, perfetto. Ah, tu, ah, ok, non ti devo, diciamo, spiegare cosa devi compressare. Ok, perfetto, ottimo. Andiamo a buttargli, no, questo è zinco, che ovviamente non accetta più perché è strapieno. Ottimo. E stai facendo anche andesite a lui, che lo vuoi 6x. Ma io posso fare questa cosa, scusa un attimo. Che figlio della... Che schifo. Che schifo, raga, che schifo. Dai, ma che cazzo. Ma che... Cioè in realtà dovrebbe essere infinito, cioè voglio dire. Vabbè. Vabbè. Vaffanculo, vai. Vai a cagare, vai. Allora, qua siamo ancora a Signalum. Dov'è? C'è 4x. Qua presumo lo stesso tanto, perché tanto vanno di pari passo. E niente, raga, facciamo, vediamo se riusciamo a prendere ovviamente qualche altro Matter Block. Violet Matter Block, no. Blu. Vediamo, allora ci manca il blu, il Cyan. Cyan è l'ultimo che possiamo, perché penso che gli altri si fermino all'8, addirittura al 7. 6, il white mat, ok, 5. Cazzarola, raga, voi non avete idea di quanti EMC dovremmo farmare. Cioè, quella farm di EMC che abbiamo di là è una ciofeca, cioè ce ne serve tantissimo, ce ne serve tantissima. Allora, io direi di andare, allora, Mechanism Reactor, di fare una cosa molto intelligente, ovvero, togliti. Dai, ce la fai a sopravvivere senza EMC per 2 secondi? Non è che... Ok, anche la farm di smeraldi, raga, adesso non serve più. Merda. Ok, vabbè. Torniamo. Merda, merda, stanno scendendo. Stanno scendendo, stiamo molto attenti. Allora, di qua andiamo a farci una bella farm di EMC potente. Allora, qua abbiamo la creative, la coso, quella, esatto. Quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raga, allora, adesso dovrebbe essere a posto, perché abbiamo 16 antiprotonic, vattela pigliando il culo, che fanno EMC. Quindi adesso abbiamo la bellezza di 60 trilioni al secondo, cioè quindi non dovrebbe, cioè almeno 40, vabbè, quello che è. Comunque stanno lavorando tutti, sì. Comunque contate che uno di questi è, allora, telefono. Allora, noi abbiamo tra le mani, allora noi usiamo 156.25 milioni meno per ottenere una fedi matter, facciamo così almeno troviamo il crafting, che sono 1.4, dovrebbero essere 1000, no, 1040. Quindi noi a ogni crafting andiamo ad ottenere 800 per meno 1, no? Più 1 per meno 1, ok. A ogni crafting andiamo a ottenere 883 bilioni, 883 bilioni per 16 sono esattamente, sì, 14.14 trilioni a crafting. Però contate che comunque noi ogni mezzo secondo ne facciamo uno. Mi sa tick required al massimo sono 1200. Come 1200? 1250 sono troppi. Come sarebbe? È questo che volevi dire? No, però aspetta. Ah, process rate 10.000%, quindi in teoria dovrebbe essere... Allora, al 100%, quindi al 100% dovrebbe... process rate dovrebbe volere 1250 tick. mentre al 100% è 100 volte più veloce, quindi è 12.5 tick, se non ho fatto male i conti. Quindi sarebbe... non saprei come fa. Allora, 12.5, sì, più o meno ogni mezzo secondo, quindi per 2 sono circa 30 trilioni al secondo, sicuri, cioè 30 trilioni. Ottimo, ottimo, ottimo. Cioè veramente, raga, quello è, cioè, quel conto è buggato, cioè non so cosa dirvi. Ottimo, 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 ottimo. Quindi raga, lascerò un attimino le farm andare e poi vediamo cosa riusciamo ad ottenere. Ehi, perché tu sei fermo? Tu ti sei buggato, vero? Tu ti sei buggato da quando gli ho dato quella bustata importante al coso. Ehi. Ah no, perché questo coglione mi ha messo lo zinco. Allora, lo zinco non me lo devi mettere. Cioè non... oh, bravo. Devi mettere l'andesite e lo zinco. Basta. Non devi fare nient'altro di così complicato. Bravissimo. Vai, lavora. Lavora tu, vecchiaccia, che c'è la pelle dura. Io so creatura. Non posso lavorare. Attenzione, il Signalum. Signalo, raga, prima di andare al lavoro. Ottimo, 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 ottimo. Dov'è? A lui. Perfetto. Così almeno posso mettere, prima di andare al lavoro, anche un altro materiale. Ottimo. Quindi, sì. Sì. Cosa gli mettiamo? Gli mettiamo il brass. Com'è che si otteneva il brass? Fai vedere. Copper più zinco. Ok, ottimo. Zinco. E copperigno. Quindi andiamo a togliere zinco e copper. Perfetto, togliamo tutto qua, togliamo tutto qua, togliamo il copper. No, cosa? Sì, copper e zinco. Ok, copper. No, imbecille. Cos'è? Bravo, bravo, bravo. Così va bene, così va proprio bene. Bravo. Ovviamente configuro il tutto, raga, e ci vediamo fra un po'.